Buongiorno, buongiorno, grazie mille. Grazie. Grazie mille, buongiorno. Siamo qui con il sindaco Matteo Piffoni, bar Pasticceria Mariella, Cafaggio, via Roma, credo uno dei posti più dolci di Prato che ci siano. Più di 60 anni di storia. Insomma, e abbiamo qui proprio la prova belle, un belle campionario di quello si trova. Ecco, in questi giorni serve però del dolce per addolcire un pochino la pillola che sta arrivando dal governo. L'ultima decisione è quella di togliere i militari. In precedenza c'era stata la questione del finanziamento al 5G, che si parlava anche lì di parecchi milioni di euro tolti. Mettiamoci dentro anche Peretola, perché anche lì la scelta del governo è andata un po' contro a quella che era la linea seguita da voi come amministrazione, cioè trovare una via d'uscita politica. A questo punto resta solo le carte bollate. Sono dispetti oppure rientra nella dialettica politica? Diciamo, io sono sempre, cerco di essere mai, come dire, un ultras per forza della politica, e quando ci sono state delle questioni sono sempre detto e sarei disponibile a discutere col governo senza nessun tipo di problema. Ora, mettendo insieme le cose, effettivamente in questo poco meno di un anno di governo diciamo giallo-verde, un po' di cose sono successe. Quella più clamorosa è quella dei militari. Io non lo capisco. Io sono stato uno di quelli che riteneva che l'utilizzo, per come era stato congegnato prima, coppia di militari con carabiniero o poliziotto, non fosse così efficace. Tant'è che quando sono diventato sindaco, sono dichiarazioni pronte a essere mostrate a chiunque, noi abbiamo chiesto, con il prefetto abbiamo organizzato una modalità diversa di utilizzo dei militari, che secondo me erano utili. Tant'è che quando anche il governo Renzi provò a togliercele, noi scrivemmo al governo dicendo: guardate, state commettendo un errore. Infatti, dopo un che mese è una modalità diciamo di presenza, sì, diciamo di presidiare il territorio. Noi decidemmo che in questo momento i militari, li avranno visti molti nostri cittadini, stavano alla stazione centrale, al Serraglio, in piazza del Duomo, in altre zone sensibili della città, in modo da liberare una pattuglia dei carabinieri e della polizia, che non passava più di lì a controllare. Perfetto, c'erano loro, c'era quindi presidio. Ora all'improvviso ci dicono che mi è arrivata una comunicazione da parte del Ministero dell'Interno che quel servizio a Prato e a Siena è sospeso. È sospeso perché i 25 militari vengono destinati ad un'altra città, probabilmente una delle grandi città. Ora, delle due l'una, o è un dispetto, che può essere un'ipotesi, oppure davvero il Ministero dell'Interno non considera il problema che i militari erano lì a tutelare così importante in questa città, come dire, contraddicendo tutte quelle invece sono le nostre segnalazioni, chi più chi meno, dicendo che a Prato c'è un tema aperto, che è quello del controllo del territorio e della sicurezza, e a cui i militari contribuivano. Certo, viene un po' da pensare, viene proprio da una parte politica che qui a Prato sta calcando molto la mano proprio su questa mancanza di sicurezza, spicciola, diciamo, perché non è l'escalation di rapine, l'escalation di omicidi, sparatorie, si tratta proprio di questa microcriminalità. È pazzesco, perché quando ci saremo noi al governo, Salvini la prima cosa che ha fatto rispondendo alle interrogazioni degli onorevoli Sille e Mazzetta ha detto che la questura non si innalza, adesso ci leva anche militari, mentre appunto sul territorio l'unico argomento, mi sembra, si stia discutendo è il fatto dell'appunto la microcriminalità e tutto quello che è un tema vero, è un problema da affrontare. Fa un po' anche sorridere il fatto che sono arrivati 6 vigili di quartiere pagati dalla regione. E anche sono pochi, insomma, dalle stesse forze politiche che... Meglio che niente. Ecco, io dico, a proposito, il governo avevamo chiesto, anche a quello prima, io per onestà intellettuale voglio riconoscere, anche a questo, toglieteci il vincolo, il limite di assunzione della Polizia Municipale, fateci assumere, io sono pronto a fare uno sforzo. Tutto quello che ho potuto assumere l'ho assunto, però oltre un limite di legge non posso andare, anche su questo non se ne parla. È divertente che a Roma si fa una scelta che è esattamente l'opposto di quello che si chiede sul territorio, contraddicendo nettamente quello che viene detto. Ora, ecco, i maligni dicono, può essere, ma forse questa è veramente, si parla di House of Cards, insomma, che vogliono rendere la situazione talmente insicura che quando si arriverà qua al 26 maggio... Io non voglio crederlo.
non ci voglio nemmeno credere per un minuto, perché questo significherebbe mancare di rispetto alla città intera. Credo che sia un errore clamoroso, o forse probabilmente i dati che hanno al ministero e che leggono al ministero sono molto diversi da quelli che vengono raccontati in città. Io l'unica spiegazione che posso dare è questo, perché non voglio pensare neanche per un momento che il ministro dell'interno, a cui anche io, tu, tutti noi ci affidiamo per la nostra sicurezza, possa fare dei calcoli di questo genere. Non voglio neanche pensarlo da persona delle istituzioni, perché oggettivamente sarebbe folle. Certo è che questo si aggiunge appunto ai soldi e finanziamento per le nostre imprese e università, per il 5G, al fatto che il ministro Costa ancora non ci ha fatto sapere niente sugli impianti per lo scarto dei rifiuti tessili. Cioè anche quello sempre... ora, tra l'altro ora c'è anche il nodo degli scarti edili, esatto, non più solo quelli tessili, noi quindi siamo... il problema si sta allargando. Si sta ampliando, e allora ancora è sei mesi e ci dice che l'avrebbe messo nel prossimo decreto e non arriva mai. Appunto, al fatto che non è stata innalzata la questura, ma invece c'era stato promesso. Insomma, ora si iniziano a affastellare, a sommare una serie di scelte che a questa città oggettivamente non fanno bene. Non voglio pensare che siano per farci un dispetto elettorale, voglio semplicemente pensare che forse a Roma hanno una visione diversa, questo governo ha una visione diversa rispetto a quella che aggiungo, che spero e mi auguro che Toninelli mantenga il finanziamento per il raddoppio della pistola. Infatti, ecco, stavo dicendo, perché ci sono anche altre tematiche che sono lì sulle... La pistola Lucca della ferrovia ci serve per potenziare Borgo Nuovo e i servizi per la stazione centrale di Firenze e da Prato, che se viene bloccato, come speriamo non accada, ma come si sta vociferando, ci creerebbe un ulteriore danno. Insomma, una serie di cose. Io mi auguro semplicemente sia distrazione e disattenzione, non voglio pensare neanche per un momento che sia una questione elettorale. Una cosa. Benissimo, la ringrazio molto, sindaco. Grazie a voi. Alla prossima. Buona giornata. Grazie.